Buonasera a tutti, sono le 5:30 e con piacere partiamo questa conversazione del martedì che quest'oggi abbiamo fatto ritardato un pochino perché c'era prima e cadeva in concomitanza la presentazione da parte della Banca d'Italia dell'economia del Veneto e quindi abbiamo preferito permettere di seguire entrambi i webinar. Allora, io sono Monica Biglio, sono direttrice del Dipartimento di Economia e con gran piacere apro questa sera questa conversazione dedicata al debito pubblico. È una conversazione particolare con degli ospiti molto interessanti che, tra virgolette, risponde a più esigenze, le esigenze delle nostre conversazioni che abbiamo fatto in queste settimane. Ormai siamo alla undicesima, quindi sono stati diverse settimane, mesi che ci hanno, tra virgolette, tenuti impegnati, ma anche trovati occasioni di discussioni su temi rilevanti e che hanno visto in modo più o meno importante l'effetto e l'impatto dell'emergenza sanitaria. Questa conversazione di stasera, per il tema che affronta, è anche all'interno delle attività della campagna regionale di educazione finanziaria Il futuro conta, che è stata istituita con legge regionale meglio, 2 anni fa, del maggio 2018 e che ha per titolo Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria. C'è stato un notevole supporto bipartisan dell'intero Consiglio regionale e in particolare dell'assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e alle pari opportunità, l'assessore Elena Donazzano. La campagna sostiene con circa 1 milione di euro iniziative per la promozione dell'educazione economica e finanziaria, capillarmente diffuse sul territorio regionale a vantaggio di cittadini, piccole e medie imprese, studenti delle scuole di ogni ordine e grado. I partner universitari sono appunto Ca' Foscari ed in particolare il Dipartimento di Economia con il collega Paolo Pellizzari che sta seguendo l'iniziativa, l'Università di Padova e di Verona. I diversi partner hanno già organizzato a partire dall'ottobre 2019 decine di eventi, seminari e workshop, avvalendosi anche della collaborazione con UAV per quanto riguarda la progettazione dell'immagine grafica e la diffusione tramite i social. Inoltre, per il tema e per i temi che affrontiamo questa sera e anche per la conversazione della prossima settimana, il talk del 7 luglio, fa parte dell'iniziativa Cintia, che fa parte di un programma per la promozione di NetSpar in Europa, sviluppato per far fronte a problemi ormai prevalenti nelle agende di molti governi, come in gran parte del settore privato. I temi principali sono i cambiamenti demografici e sociali in atto in Europa e in Italia, che hanno implicazioni economiche rilevanti per le generazioni attuali e future dei cittadini. I sistemi e i mercati di welfare devono essere riprogettati per fornire una nuova architettura dei regimi assicurativi e di protezione che vanno dalle pensioni all'assistenza sanitaria al finanziamento delle famiglie. L'organizzazione mira quindi a colmare il divario tra ricerca scientifica e definizione delle politiche in materia di welfare, pensioni pubbliche, disposizioni in materia di assicurazioni private, finanziamento delle famiglie e invecchiamento della popolazione. Temi sia sul fronte quindi dell'educazione economica finanziaria sui fronti delle iniziative di Cintia, particolarmente rilevanti per la discussione di stasera, appunto il debito pubblico ai tempi della pandemia e soprattutto dopo. Con piacere vi presento gli ospiti di stasera. Abbiamo il professor Andrea Consiglio, professore ordinario di metodi matematici dell'economia presso l'Università di Palermo e autore di 2 libri e numerosi articoli in riviste scientifiche di rilevanza internazionale. Ha svolto attività di consulenza per la Banca della Svizzera Italiana e Prometeia su gestione di portafoglio di polizze assicurative. Ha collaborato con IVASS nello sviluppo di un sistema per l'individuazione delle frodi assicurative ed è stato consulente dell'European Stability Mechanism per lo studio di modelli per la sostenibilità del debito sovrano. In ambito accademico è stato anche coordinatore locale e nazionale di progetti di rilevanza nazionale. E poi la professoressa Elsa Fornero, professore onorario di economia all'Università di Torino, è coordinatore scientifico del CERP, Center for Research on Pensions and Welfare Policies del Collegio Calaberto, ed è stata ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità nel governo guidato da Monti. Benvenuta.
e 2011-2013. La sua attività di ricerca si è focalizzata sul risparmio delle famiglie, sui sistemi previdenziali e sulle riforme atte a renderli più equi e sostenibili. Negli ultimi anni si è dedicata all'educazione finanziaria di base, intesa sia come strumento per attuare gli individui nelle scelte durante il loro ciclo di vita, sia come presupposto per un migliore funzionamento della democrazia. Ringrazio entrambi gli ospiti per essere qui con noi stasera. A questo punto aprirei davvero il dibattito e la conversazione. Allora, il tema del debito pubblico, del debito sovrano, è tornato di grande attualità per le preoccupazioni di quelli che sono i livelli attuali, che non sono mai sopiti in realtà, ma soprattutto per quelle che potranno poi essere le. E, come dire, il futuro del debito stesso una volta passati questi periodi di pandemia. Allora, alla discussione l'apriamo all'inizio semplicemente con una domanda estremamente semplice. Cominciamo col capire che cos'è il debito pubblico. Allora, lascio la parola ad Andrea innanzitutto. Grazie Monica, volevo ringraziare te e Paolo Pellizzani per questo invito. Mi sentite, no? Mi sentite e mi vedete, giusto? Bene. Tutto quanto a posto. Perfetto. Allora, prima di vedere esattamente cos'è il debito pubblico, io volevo sottolineare qual è la valenza sociale, soprattutto per i paesi, le democrazie avanzate. Nei paesi, nelle democrazie avanzate il debito pubblico ha un'importanza fondamentale perché tramite il debito pubblico lo Stato finanzia gli investimenti, finanzia il suo sviluppo, ma soprattutto finanzia lo Stato sociale, quindi l'assistenza sanitaria, la scuola, l'università. E quindi, come potete immaginare, questi diritti che compongono appunto lo Stato sociale, sono importantissimi e quindi, ecco, la valenza negativa che alcune volte viene attribuita al debito pubblico va in verità, deve essere attribuita all'eccesso del debito pubblico. Anche i cosiddetti paesi frugali, adesso abbiamo questa nuova definizione, no? Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, anche loro utilizzano il debito pubblico per finanziare le loro attività e il loro stato sociale. Fatta questa breve prolusione che quindi secondo me rimette nella giusta dimensione quella che è la valenza del debito pubblico, vediamo da che cosa è composto il debito pubblico e soprattutto da che cosa è composto il debito pubblico italiano. Il debito pubblico è composto essenzialmente, ecco, questo è anche importante perché poi alcune volte sembra che il debito pubblico ci sia insomma, un cattivo, qualcuno che lo detiene e quindi poi dopo fa crescere lo spread. No, in verità il debito pubblico è composto dai titoli di Stato, principalmente, dai titoli di Stato emessi dallo Stato per finanziare tutte queste attività. Se lo volessimo identificare, ormai non è più possibile, è tutto digitale, ma nel passato, se qualcuno va anche su internet e li trova, c'erano dei fogli di carta filigranata dove c'era scritto 5 milioni, ecco, quando c'era la lira, no? Adesso c'è l'euro, il taglio minimo è 1.000 euro. C'era scritto 5 milioni, quello era il valore che appunto era rimborsato al portatore di quel titolo di Stato. La somma di tutti questi pezzetti di carta, di queste emissioni, più gli interessi che sono pagati chiaramente al portatore, rappresentano la maggior parte del titolo di del debito pubblico italiano. C'è poi una parte del debito pubblico che principalmente, sapete, lo Stato italiano è proprietario tramite Cassa Depositi e Prestiti delle Poste, no? Tutti i depositi alle Poste sono un debito che lo Stato ha nei confronti di coloro che appunto hanno depositato nel libretto postale. Quindi questa grande massa, la cui appunto la maggior parte è rappresentata dai titoli di Stato, è il debito pubblico, quindi è proprio lo stock, come viene detto, di debito pubblico. E questa è una misura molto importante perché è la misura con cui poi dopo si confrontano i diversi debiti pubblici a livello europeo e a livello internazionale. Dunque, riguardo la composizione, se vogliamo parlare un po' della composizione del debito pubblico, anche la maggior parte di questi titoli di Stato sono titoli
a medio periodo, o medio lungo periodo, 6-10 anni, e prendono il nome di BTP, buoni del tesoro poliennali. Sono dei titoli che pagano una cedola annuale che poi viene pagata semestralmente e poi rimborsano il capitale. Per esempio, se comprate un BTP di 1000 euro con cedola 2%, avrete il 2% di 1000 euro ogni anno suddiviso in due tranche ogni 6 mesi fino alla scadenza. La scadenza vi restituiranno i 1000 euro più appunto la cedola che è dovuta per quell'annata. Diciamo che circa il 43-40-50% del debito pubblico italiano è composto da titoli da 6 a 10 anni. Poi abbiamo anche titoli fino a 50 anni addirittura, o titoli a 30 anni. Quindi in questo momento noi magari stiamo pagando interessi o pagheremo il valore facciale a scadenza di titoli emessi 20 anni fa, 30 anni fa. Quindi ecco, diciamo che il debito pubblico chiaramente non si esaurisce soltanto in una sola annata, ma continua e chiaramente viene poi rifinanziato ogni anno. Perché? Perché quando va in scadenza un BTP, per esempio, o come vedremo anche altri titoli, semplicemente non è che c'è qualcuno che paga il debito che appunto deve essere rimborsato, ma sarà riemesso altro debito. Quindi ecco, questo meccanismo permette allo Stato chiaramente di spostare in avanti gli eventuali pagamenti futuri. Quindi immaginate che un BTP per lo Stato è come l'accensione di un mutuo, cioè accendo un mutuo, l'unica differenza è che invece di pagare con la rata anche la quota capitale che pagate ogni mese o ogni anno con il vostro mutuo, invece di pagare la quota capitale periodicamente, la quota capitale, il capitale lo ripagherà alla scadenza. Nel grande debito pubblico italiano, di cui adesso vi do i numeri in particolare, una parte abbastanza grande sono i titoli a breve periodo, e sono i cosiddetti buoni ordinari del tesoro, che sono titoli fino a un anno, e questi nel passato erano titoli cosiddetti a sconto, cioè tu compravi un BOT a un anno, pagavi per esempio 900 euro, quindi lo pagavi, come si dice, sotto la pari, e ricevevi 1000 euro alla scadenza. Questo differenziale era l'interesse appunto pagato dallo Stato. Di questi titoli ne esistono dei BOT in particolare fino a un anno, però di questa tipologia che non pagano cedole, ne abbiamo i cosiddetti CTZ fino a 2 anni, e quindi questi rappresentano la categoria dei titoli che non pagano cedola. Poi abbiamo un'altra tipologia di titoli, anche minoritaria, che però si sta espandendo in questi anni, che sono i titoli a cedola indicizzata. Tutti voi, insomma, se avete un mutuo, sapete che potete scegliere o fra un mutuo a tasso fisso o un mutuo a tasso variabile. Lo Stato fa lo stesso, può scegliere o di emettere un BTP, quindi un mutuo, se volete, un mutuo a tasso fisso, oppure può decidere di emettere i titoli indicizzati. I più antichi e famosi sono i CCT, certificati di credito del tesoro, che nel passato avevano una cedola indicizzata all'asta dei BOT, e recentemente sono indicizzati all'Euribor, che è un indicatore che tutti voi anche conoscete. Se avete un mutuo a tasso variabile, sapete benissimo che, diciamo, è l'indicatore principe in questo caso. E da una decina d'anni esistono anche dei titoli indicizzati più raffinati, che sono i cosiddetti titoli indicizzati all'inflazione. In particolare ne abbiamo di due tipi. Uno ultimo che ha avuto un grande successo, il BTP Italia, che è un titolo che ha una cedola fissa e più un'indicizzazione al tasso di inflazione. Era un titolo principalmente con scadenza un anno, quindi immaginate appunto una cedola che è fissa, che però può crescere a seconda dell'inflazione. Questo era un titolo che in effetti sarebbe stato molto utile negli anni 80, in cui c'era un'alta inflazione. Oggi
Sì, è abbastanza utile, dà una certezza reale, anche se l'inflazione, come sapete, è molto bassa, in alcuni casi è stata anche negativa. E poi, da ultimo, nella famiglia dei titoli di Stato, a breve avremo appunto alla ribalta il nuovo BTP Futura, che è un esperimento molto importante, è una novità anche nel parterre europeo. Mi sa che solo la Grecia ne ha messo uno simile, adesso non ricordo bene i dettagli, perché è un titolo la cui cedola è indicizzata alle performance del PIL italiano. Cioè, se il PIL, il prodotto interno lordo, va bene, la cedola sarà maggiorata, in particolare può arrivare fino al 3% a scadenza. C'è una parte fissa e una parte indicizzata al PIL italiano. È un titolo a 10 anni, quindi fra 10 anni si spera che l'economia italiana in questo frangente, in questi 10 anni, possa ottenere insomma, possa avere un incremento, anche perché se purtroppo quest'anno non sarà così, però in media si farà una media della crescita e questo andrà a maggiorare la cedola. Questo nell'ottica, come si dice, dei cosiddetti risk sharing, utilizzo una parola inglese, ma è del rischio condiviso, cioè in qualche maniera l'investitore condivide il rischio perché in qualche maniera diventa azionista, se volete, dell'azienda Italia, perché se l'azienda Italia va bene, anche l'azionista avrà un rendimento di questo tipo. Io so, ecco, mi chiedo poi, in caso mi fermi e mi dici se magari devo aggiungere qualcos'altro, ma quanto è lo stock di debito? Lo stock di debito italiano al 2019, chiaramente poi ci ho messo la sorpresa del 2020, ammontava a, in valori assoluti, 2.300 miliardi di euro. 2.300 miliardi di euro che vanno, chiaramente ho tagliato gli spiccioli, che vanno confrontati al nostro prodotto interno lordo, che è di circa 1.800, almeno 2019, 1.800 miliardi di euro. Per questo motivo, se fate una semplice divisione, troverete che questo rapporto è circa il 135% del PIL. Se volete utilizzare un'analogia, immaginate una famiglia, no? Il vostro reddito annuo è, non so, 50.000 euro. Se avete un mutuo da 100.000 euro, il vostro debito PIL, debito reddito, è del 200%. Noi siamo al 130%, 135%. Purtroppo a fine d'anno già viene pronosticato un 150%. Perché si utilizza questa misura? Si utilizza questa misura perché questo rende confrontabile il debito in percentuale rispetto agli altri paesi. Per fare un semplice esempio, la Grecia, che ha il debito pubblico in percentuale del PIL più alto d'Europa, 180% adesso, perché era 190 fino a qualche anno fa, ha un debito in termini assoluti di 330 miliardi di euro. Cioè, Italia 2.300, il debito della Grecia è 330 miliardi, ma chiaramente la Grecia ha un PIL molto ridotto rispetto all'Italia, e questo fa sì che la sua performance ha ottenuto questo grande, diciamo, successo di avere il debito pubblico più alto d'Europa, Relativamente più alto d'Europa, esattamente. relativamente più alto d'Europa, ed è uno fra i più alti del mondo, anche la piccola Grecia. Allora, questo aspetto comunque anche sottolineare quanto sia importante dalla misura del rapporto appunto tra il debito e il PIL e quindi la capacità di produrre ricchezza ci porta a quello che è la domanda immediatamente successiva, ma il debito pubblico, chi lo paga? Allora, Elsa, lascerei a te un primo intervento su questo. Grazie Monica, sono anch'io contenta di partecipare a questo incontro con, se ho capito bene, in gran parte studenti, ma anche cittadini Bravissima. che vogliono seguire qualcosa dell'economia. Siccome questo tema dell'educazione finanziaria di base mi interessa molto e devo dire che vengo molto spesso in Veneto invitata a parlare con varie associazioni, so che in Veneto l'interesse per i temi dell'economia è molto molto sentito e questo e perciò mi fa molto piacere essere qui. Allora, se tu mi consenti, Monica, io vorrei Certo. soltanto
integrare quanto detto dal collega, partendo da un concetto che viene spesso trascurato. E questo è un concetto che tutti conoscono all'interno della loro economia personale o familiare, che è il concetto di vincolo di bilancio. Ed è da questo concetto che poi possono nascere conseguenze positive o negative del debito pubblico sull'economia e quindi sul benessere dei cittadini. Allora, il vincolo di bilancio, se noi lo consideriamo in un anno, prendiamo il bilancio pubblico è fatto di entrate, che sono la tassazione intesa in senso ampio, che quindi comprende le imposte dirette, le imposte indirette e i contributi sociali pagati dai lavoratori. Mettiamo tutto questo, è l'entrata pubblica, sono le entrate pubbliche. E poi ci sono le uscite, le spese pubbliche per beni e servizi, per esempio per l'istruzione, per la sanità pubblica, per tutti che la pubblica amministrazione fornisce con più o meno soddisfazione da parte dei cittadini. Tutto questo pubblica per beni e servizi, che include la giustizia, la sicurezza, quello che vogliamo, e poi c'è la cosiddetta spesa per trasferimenti. Mi permetto di, sembra un po' un tecnicismo, ma mi permetto di sottolineare questa differenza, perché i trasferimenti vogliono dire che lo Stato prende soldi da una parte e li dà all'altra parte. Nella spesa pubblica per beni e servizi invece lo Stato, pensiamo, tutta la produzione, ripeto, che ci piaccia tanto o poco, questo è un altro discorso, ma di sanità o di servizi per la salute, tutta la produzione di servizi educativi, e lì c'è produzione, c'è lavoro, c'è valore aggiunto. Mentre invece quando io parlo di pensioni, oppure quando parlo di reddito di cittadinanza, o quando parlo anche di adesso le varie forme di interventi, chiamiamoli di tipo assistenziale, questi sono trasferimenti a cui non corrisponde veramente una produzione, anche se sono molto importanti, però è una distinzione importante. Ebbene, il vincolo di bilancio cosa ci dice? Che quando le spese superano le entrate, lo Stato cosa fa? Si indebita, perché anche lo Stato non è che fa piovere risorse dal cielo. E c'è quindi questo debito che si forma ogni qualvolta, in un arco temporale, supponiamo un anno, la spesa eccede le entrate. Naturalmente questo nuovo debito che si forma nell'anno si può aggiungere a quello precedente e quindi il debito cresce nel tempo se il bilancio pubblico ogni anno, ogni periodo, presenta quello che si chiama un disavanzo o un deficit, chiamatelo come volete, cioè un eccesso di spesa sull'entrata. Quindi il debito cresce in valore assoluto quando c'è un eccesso di spesa sulle entrate. Ora, noi abbiamo in mente, abbiamo detto, quindi il fatto che lo Stato si possa indebitare potrebbe far sembrare che il vincolo di bilancio non ci sia. Per una famiglia può essere difficile indebitarsi quando magari, non so, ha un lavoro precario, oppure quando lavora una sola persona in famiglia, oppure quando le condizioni economiche già sono gravate da un debito preesistente. Lo Stato, noi diciamo, si può indebitare, ma neppure lo Stato si può indebitare indefinitamente. E noi non sappiamo, il collega prima parlava di di un rapporto tra il debito, questo 2.300 e rotti miliardi di euro, e il PIL, questo che adesso potrebbe essere sui 140% di debito rispetto al nostro PIL. Questo è un valore grande. Noi diciamo è sostenibile, è insostenibile? Non c'è una risposta precisa. In economia conta quello che c'è sotto e quindi in questo caso contano le dinamiche. Allora, una cosa che noi
adesso la semplice, non vi cito equazioni, non è il caso mi pare, ma un debito diventa sostenibile quando sostanzialmente ci sono due condizioni. Quando il debito cresce a un tasso, a una percentuale che è inferiore a quella alla quale cresce il prodotto interno. Quindi noi abbiamo quello che produciamo che può crescere tanto o poco, ma se cresce più del debito, allora vuol dire che il rapporto si sgonfia. Il mio debito è meno importante se il mio reddito cresce parecchio. E questo vale anche per lo Stato. Se il debito pubblico cresce, il rapporto si sgonfia e quelli che ci finanziano in giro per il mondo beh, gli italiani stanno crescendo bene e quindi il loro debito è sostenibile. E questo è un elemento importante della dinamica. Ovviamente conta la condizione di partenza, conta il disavanzo e poi conta questa differenza tra il tasso di crescita dell'economia e il tasso di interesse che si paga. Per cui, sempre prima avete sentito menzionare lo spread, se lo spread è elevato, noi paghiamo comparativamente più alto di quello che pagano altri paesi e questo ci può mettere in difficoltà. Ma vi ho detto due condizioni. Uno riguarda questa dinamica, la dinamica comparativa tra il debito e il nostro reddito nazionale, il prodotto del paese. L'altro riguarda dove mettiamo i soldi che prendiamo a prestito. Perché se noi spendiamo per spese correnti, vuol dire per spendere qualcosa che diciamo consumiamo nell'anno, nel periodo, beh, allora vuol dire che questo difficilmente poi diventa sostenibile. Se invece spendiamo, come oggi si dice, a proposito di tutti questi finanziamenti che potrebbero arrivarci dall'Europa e dei quali poi possiamo parlare, bene, se noi spendiamo per investimenti, allora la cosa è un po' diversa. Perché gli investimenti oggi sono parte della domanda, quindi se io investo perché faccio infrastrutture, metto a posto tutti i ponti, le strade, le reti tecnologiche del paese, questo oggi crea domanda, produzione, reddito e domani ci permette di essere un paese più, con una capacità produttiva più grande. E questo è quello che conta, e anche il modo in cui spendiamo le risorse che prendiamo a prestito. Perché, aggiungo solo questo, che riguarda proprio la sostenibilità, qualcosa che lasciamo, è un onere che lasciamo alle generazioni future. Se quest'onere lo lasciamo, diciamo così, accompagnandolo con una dotazione di capitale, anche capitale umano, quindi anche istruzione, anche ricerca, progresso tecnologico, innovazione, se spendiamo per queste cose, che sono capitale umano e capitale fisico, ai nostri figli lasciamo il debito, ma lasciamo anche un maggiore capitale. Quindi i nostri figli questo onere lo potranno sostenere. Se invece usiamo questo debito per sostenere i consumi nostri di oggi, al di là delle situazioni di emergenza nelle quali questo si può anche fare, ma se sosteniamo i consumi con il debito, i nostri figli si troveranno il debito, ma si troveranno più poveri e potranno avere difficoltà a sostenerlo. Finisco dicendo che siccome il debito, anche questo lo diceva prima il professor Consiglio, e siccome il debito va almeno rinnovato, i mercati che non sono sempre, io spesso dico questo perché ai banchieri, si pensa ai Elsa, un attimo solo, chiedo scusa perché è stato, volevo silenziare
Perdonatemi, volevo silenziare Andrea perché faceva Ah, scusami. tra virgolette, però fino a, cioè, nel passaggio si è silenziata Elsa. Perdonami Elsa, abbiamo perso l'ultimo passaggio. Perdonami. Adesso sentite? Certo, benissimo Elsa. Allora, quello che dicevo è che, per esempio, chi compra o chi può comprare il nostro debito sono fondi americani. Sono quindi lavoratori americani che, avendo i loro soldi per l'età anziana impiegati anche in attività italiane, sono molto interessati a che lo Stato italiano possa pagare gli interessi e restituire il capitale, perché questo, dal loro punto di vista, è una garanzia per la loro età anziana e quindi molto importante. Io lo cito senza, ma ricordo che nel mio viaggio in Cina da ministro, invitato ministri, ogni volta dovevo rassicurare sul fatto che l'Italia avrebbe onorato il proprio debito, perché i cinesi in particolare allora avevano una quota non piccola del nostro debito. Non A un certo punto, guardando, che ho detto prima, quello che ho detto dopo, le modalità in cui i soldi presi a prestito si spendono, quando cominciano, e il tasso di interesse con lo spread, quando cominciano a pensare i fondi o questi signori, ma l'Italia è su una traiettoria pericolosa, allora qualcuno gli dice spostati su altre attività. E allora per noi diventa molto difficile finanziarsi e diventa praticamente impossibile se la credibilità dello Stato come debitore, si abbassa a livelli che, possono essere vicini a situazioni critiche. Ecco, questo è quindi il concetto di sostenibilità. Non è una questione raggiungi il 140% e lì non puoi andare oltre. No, possiamo anche 150, purché spendiamo bene i nostri soldi e purché cerchiamo di fare crescere il nostro PIL e dare lavoro alle persone del paese, tutte, cioè tutte quelle che sono in età lavorativa dovrebbero poter trovare un lavoro. E mi fermo qua. Grazie Elsa, intanto, grazie per questa prima, cioè per aver ripreso una serie di concetti ed aver anche chiarito poi alcuni meccanismi che sono oggettivamente essenziali. Su questo tema del chi lo paga poi, Andrea, vuoi aggiungere qualcosa? Giustamente la professoressa Fornero evidenzia, mi rende sì, mi sento sentire, esatto, giustamente la professoressa Fornero metteva in evidenza che non è una questione di livelli, ma bensì di tendenza. E soprattutto anche da un punto di vista tecnico, quello che è importante è non solo lo stock di debito, ma come da alcuni anni anche fanno i grandi organismi internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, il MES o SM, come lo vogliono chiamare, la banca centrale, quello che viene anche monitorato è il flusso di debito che noi dobbiamo pagare ogni anno. Questo è molto importante. Riguardo il fatto che molto debito italiano adesso sia in mani straniere, chiaramente è un fatto positivo, non è un fatto negativo. Però chiaramente dobbiamo dare garanzie di poter pagare. Io, insomma, qui da statistiche che leggevo, ho letto negli anni, nel passato, quando l'Italia aveva un alto tasso di inflazione, appunto il debito italiano era detenuto principalmente dagli italiani, i famosi bot people, non so se vi ricordate questa definizione, circa l'87% era appunto detenuto da italiani in titoli a breve periodo, che chiaramente avevano un impatto non indifferente. Adesso direttamente solo il 6% detiene titoli pubblici italiani, direttamente. Chiaramente c'è anche da dire che la finanziarizzazione ha portato a un'evoluzione. Noi oggi abbiamo tutti i fondi pensione, fondi comuni, depositi amministrati, quindi indirettamente lo possediamo pure. Quindi è importante garantire una certa credibilità, ma soprattutto anche per noi italiani, che
come vedete, percepiamo, utilizziamo il debito pubblico sia tramite servizi, ma per chi e non sono soltanto insomma, la parte più ricca, perché per esempio il fondo pensione dei professori di scuola estero, il fondo pensione dei metalmeccanici, investono in titoli di Stato principalmente. Quindi è importante per loro garantire che sia sostenibile e pagabile nel futuro questo debito. Sì, su questo non ho altro da aggiungere, appunto, insomma. Allora, visto che siamo entrati comunque nella discussione anche di chi detiene il debito pubblico, prima hai dato dei numeri, hai fatto un brevissimo rapporto rispetto alla Grecia, ma più in generale, considerando appunto anche sia la possibilità di collocamento del debito italiano, quindi la scelta anche degli investitori esteri, come si colloca il debito pubblico italiano rispetto ai debiti sovrani, diciamo, europei e internazionali? Cioè, se questo poi entra anche nelle valutazioni e nelle scelte. Sì, dunque, intanto riguardo l'Eurozona, come già avevo annunciato, noi siamo secondi soltanto alla Grecia se prendiamo il rapporto debito-PIL. Perché poi a livello internazionale c'è una classifica che un po' cambia di solito, perché dipende anche da quali paesi entrano diversi degli anni, però chi detiene il record è il Giappone con 230% del PIL, e poi segue appunto la Grecia, mi pare che c'è il Barbados e il Libano, l'Italia è quarta, la prima. Poi c'è il Portogallo, qualche distanza. Quindi l'Italia effettivamente ha una grossa fetta del debito pubblico mondiale, quindi ha necessità di finanziare ogni anno una grande parte, un'alta quantità di titoli di Stato. Giusto per fare un piccolo esempio, noi ogni anno paghiamo 50 miliardi di euro solo di interessi. 50 miliardi di euro. Se volete un ordine di confronto, l'università italiana, tutta l'università italiana, tutta, dagli stipendi dei professori alla luce, il gas, il telefono, eccetera, costa 7 miliardi di euro l'anno. Quindi voi potete immaginare appunto qual è la spesa in interessi e quante, come giustamente diceva la professoressa Fornero, quante risorse vengono sottratte insomma, in generale alla sanità, alla scuola, all'università, ai servizi in generale. Per questo è importante non tanto eliminare il debito, ma bensì ridurlo, riportarlo a un livello che ci permetta di continuare a investire sul nostro futuro. E questa è una cosa molto importante, perché qualcuno sicuramente si starà chiedendo, ne sono sicuro, ma il Giappone 232%, quindi noi siamo 130, possiamo arrivare al Giappone. C'è un bel articolo del professor Ugo Panizza, che ha anche scritto in italiano sulla rivista. Il professor Panizza è un esperto all'Università di Ginevra, di debito pubblico, sulla rivista di politica economica, che spiega in dettaglio. Ma c'è anche un'altra famosa battuta di un premio Nobel, Simon Kuznets, che diceva che esistono quattro tipi di paese, cioè sono i paesi sviluppati riguardo il debito pubblico, i paesi in via di sviluppo, il Giappone e l'Argentina. Perché appunto parlando di livelli di debito pubblico, il Giappone è al 232%, arriverà al 250% possibilmente, ed è considerato un paese sostenibile, e c'è una motivazione, se volete poi ne parliamo. Ma l'Argentina, che è all'89%, è proprio di pochi mesi fa, no? Forse qualche settimana fa, la notizia che l'Argentina non ha potuto pagare una tranche del suo debito pubblico, che è principalmente questa volta in mano del Fondo Monetario Internazionale. Purtroppo nel passato, chi è che si ricorderà forse dei tango bonds, molti pensionati italiani hanno perso molta della loro liquidazione in questo tipo di investimenti. Quindi, come vedete, non è una questione di livelli, ma di credibilità. E la banca e il Giappone ha molta credibilità, cioè nel senso che in quel caso molta parte del debito è detenuta dalla banca del Giappone, come adesso sta succedendo in Europa.
molta parte del debito pubblico italiano e europeo è detenuta dalla Banca Centrale Europea. Ma è la credibilità di queste banche che innesca spirali poi inflazionistiche, cioè gli investitori sanno che sia il Giappone che l'Europa nel suo in generale non sta emettendo debito, le banche non stanno acquistando debito per finanziare la spesa, ma lo stanno facendo perché sanno che nel futuro questi paesi potranno ripagare il debito. E qui mi ricollego a quello che diceva la professoressa Fornero, cioè al di là proprio del concetto, come dire, così spiegato a parole, le equazioni lo dicono, cioè se tu hai una crescita anche abbastanza una crescita abbastanza alta, puoi sostenere anche un tasso di interesse alto. Insomma, se vi ricordate, noi abbiamo avuto negli anni 80, dovuto anche all'inflazione, tassi di interesse al 10% ed erano sostenibili. Ma perché? Perché crescevamo molto, c'era anche un'alta inflazione e quindi questo era possibile. Oggi non ci possiamo permettere uno spread al 3% o 4%, sarebbe insostenibile nel medio e lungo periodo. Io non ho altro da aggiungere su questo in particolare. Allora, riprendo un passaggio rispetto alla credibilità, cioè nel senso che come dire, anche la detenzione del debito stesso e anche il livello a cui il rapporto al PIL e cui il debito può arrivare dipende anche dalla credibilità delle scelte. Abbiamo toccato diversi temi. Ritorno ad Elsa chiedendo, poi riportandolo anche su un tema molto suo, qual è l'incidenza di altre scelte, tipo appunto le pensioni in primis, sulla creazione di debito? Quindi quanto poi queste, perché tu prima hai dato un insieme di valutazioni, un insieme di considerazioni anche sul tipo di spesa e poi la necessità di ripagare quel tipo di spesa. Ora ti porto su un tema appunto più specifico, che sono le pensioni, quanto questo porta ad incidere poi sulla crescita sulla creazione del debito. Aspetta, Elsa, porta pazienza, oppure togliti, ecco, brevissima, perfetto, grazie Elsa. Allora, prima di arrivare lì, come dire, anche in forma di dialogo, me e consiglio, sì. È vero anche che il Giappone Il Giappone è un'economia che per molti versi è simile a quella italiana, un'economia, cioè una società molto raramente, che ha ancora un tasso di risparmio elevato, sotto il tecnologico ha incorporato le innovazioni più di noi, ma non riesce a sbloccare questa stagnazione di lungo termine nella quale l'economia giapponese, che era l'economia diciamo un po' da miracolo, non riesce a sbloccare questa situazione di assenza di crescita, che è anche un po' la nostra. E quindi anche quando noi parliamo di debito pubblico, la cosa a cui dobbiamo sempre riferirci è poi l'andamento dell'economia reale. E l'economia reale del paese ha una performance modesta, per non dire molto deludente, da una ventina d'anni a questa parte. A segnalare che i nostri problemi sono problemi di struttura dell'economia e forse di carenza di investimenti esattamente là dove ce n'è più bisogno, che sono quelli nella istruzione, nella ricerca, nell'innovazione, nel sostegno alle nuove idee, nella ricerca di valorizzazione della competenza e in tutte le infrastrutture private e pubbliche che siano. Bene, quindi questo è. E il problema del debito assume tutto un altro rilievo, anche sotto il profilo della credibilità, in un'economia che non riesce a sbloccare il meccanismo della crescita, che è esattamente il nostro problema.
Aggiungo una cosa, noi parliamo di debito, ma nell'economia bisogna sempre contestualizzare, anche se agli economisti piace fare delle teorie generali, le teorie generali in economia bisogna sempre prenderle un po' con le molle. Quindi noi abbiamo avuto due grandi crisi negli ultimi 10 anni, quella del 2008 che è nata nel mondo finanziario e si è trasferita all'economia reale e ha provocato la grande recessione, e quella attuale che è invece nata direttamente a causa del virus nell'economia reale. Allora il problema del debito era centrale, perché verso la credibilità e il problema di convincere che l'Italia faceva sul serio per cercare di mettere il proprio debito e rapporto al PIL su un sentiero sostenibile con delle politiche credibili. Le politiche credibili, adesso lo so che non mi rendo simpatica, ma le politiche credibili quando hai un alto debito sono quelle che riducono la spesa e possibilmente aumentano l'entrata. Sono quelle che, diciamo, nella così sono state chiamate politiche di austerità. Allora, però, l'austerità, o meglio, io non amo questo termine, che è stato usato fra l'altro in maniera molto dispregiativa e quasi che ci fosse imposto da qualcuno dall'esterno che voleva non male al nostro paese. Io l'ho vissuto, non ho nessuna chiave della verità in tasca, ma posso assicurare quelli che mi ascoltano che io da ministro, quando sono arrivata lì, la netta percezione del rischio finanziario, cioè del rischio che nel mese lo Stato italiano non avesse abbastanza soldi per pagare le spese anche correnti, incluse le stesse pensioni, quel rischio lì io l'ho percepito e si respirava nei corridoi della politica. Oggi la situazione è diversa. Oggi noi abbiamo bisogno di aumentare il debito pubblico perché abbiamo chiuso a chiave l'economia, le attività produttive. Non c'è stata per 3 mesi circa produzione di reddito. E come vivono le famiglie? È chiaro che devi intervenire con sostituzioni di trasferimenti pubblici al mancato reddito. Però questo si può fare, per poi bisogna tornare a produrre, ad aprire le fabbriche, a far tornare la gente al lavoro, tornare alla produzione di reddito. Quindi in queste circostanze il debito si può fare, ma passati i mesi più acuti della pandemia e sperando che questo virus stia buono e il prossimo autunno non si ripresenti, bene, noi dovremo spendere soldi pubblici che prendiamo a prestito da tutti questi fondi che l'Europa mette a disposizione, e siccome vedo che c'è una domanda che dice cosa pensa Elsa del MES, lo dico subito, io dico che noi abbiamo bisogno di risorse e se possiamo prenderle a prestito a un tasso più basso, io credo, perché diciamo messi a disposizione dall'Europa, credo che sia nostro dovere come Stato prenderli anziché emettere noi, in aggiunta a quelli che già emettiamo, altri titoli. Ma questo per dire che oggi fare debito è accettato. L'importante, l'ho detto prima, è spendere bene. Allora, adesso dico anche un'altra cosa che sicuramente non mi renderà simpatica, ma tu hai parlato di pensioni. Ecco, gli economisti, e il mio maestro in particolare, Onorato Castellino, che è stato il primo in Italia a affermare questo concetto e anche a calcolare l'entità del debito pensionistico. Vado molto in superficie perché non voglio entrare in tecnicismi, ma immaginate, il mio collega prima Consiglio parlava di un titolo, ecco, un titolo è una promessa dello Stato, un titolo pubblico, è una promessa dello Stato di pagare a una certa scadenza quello che c'è scritto lì, che può essere 1.000 euro, e magari nel frattempo di pagare le cedole se il titolo ha delle cedole. Una promessa di pagamento dello Stato. Adesso domandiamoci che cos'è la pensione.
La pensione è una promessa di pagamento dello Stato. Queste promesse possono essere assimilate a debito. È vero che le persone pagano contributi pubblici che dovrebbero poi essere trasformate in pensioni, ma per il modo in cui il nostro sistema funziona, per la sua modalità di finanziamento, questo sistema è nato già formando un debito. Formando un debito perché a tutti coloro che erano già in età di pensione si è detto vi diamo la pensione anche se non avete analisi, ma che lo Stato promette più dell'equivalente attuariale dei contributi aumenta il debito. E quindi c'è anche una sorta di debito pensionistico. È diverso dal primo, perché io un titolo del debito pubblico lo posso vendere se ha un valore di mercato, come normalmente è, mentre non posso cedere la mia pensione. Posso il titolo lasciarlo ai miei eredi. La pensione la lascio soltanto nella misura di reversibilità, che ovviamente ha dei limiti, ma anche le pensioni di reversibilità sono in effetti una parte di ricchezza pensionistica, che è debito per lo Stato, che si può lasciare a un erede. Quindi ci sono diversi modi in cui lo Stato può fare debito e non a caso le richieste che sono andate avanti per almeno 20 anni. Di riforma delle pensioni al governo italiano, a tutti i governi italiani negli ultimi 25 anni è stato chiesto di fare la riforma delle pensioni da parte del Fondo Monetario, della Banca Mondiale, dell'OCSE, della Commissione Europea. Tutti i documenti dicevano sempre: fate la Banca Centrale Europea, fate la riforma delle pensioni. Noi ne abbiamo fatte tante per ricondurre questo debito pensionistico, che era più grande di quell'altro, a un sentiero di sostenibilità. E il modo in cui abbiamo ricondotto questo debito pensionistico su un sentiero di sostenibilità, e io dico che se non facciamo altri errori, anche qui mi rendo antipatica, ma pazienza, se non facciamo altri errori come quota 100, il modo è quello, ahimè, di aumentare l'età di pensionamento, visto che la vita si allunga, con le dovute eccezioni sui lavori più gravosi e sulle categorie più sfortunate. E poi ricondurre le prestazioni non alla discrezionalità dei politici, che spesso sono interessati solo alle prossime elezioni e quindi promettono aumenti di pensioni perché questo li rende molto popolari indipendentemente dall'aumento dei contributi, ma cercare di far quadrare i contributi e le prestazioni pensionistiche in modo che ci sia l'equilibrio, in modo che in condizioni di normalità le persone durante la loro vita lavorativa corrispondano contributi sufficienti a pagare la loro pensione nella vita di pensionamento. E tutti possono capire, senza essere dei tecnici delle pensioni o senza essere degli economisti, che se lo Stato promette sistematicamente di più come benefici pensionistici di quanto non siano i contributi versati, è chiaro che quelle promesse sono una forma di debito pubblico che spetta poi ai giovani di pagare. Ma i giovani a un certo punto possono stufarsi di essere chiamati a pagare il conto lasciato da generazioni che sono venute prima e quindi possono dire, signori, sapete cosa? Noi ce ne andiamo da questo paese che non ci dà opportunità di lavoro e ci chiede invece di sobbarcarci di molti oneri. E questo è un po' il nostro problema ed è il motivo principale per cui le riforme delle pensioni andavano fatte. E per cui non devono essere disfatte. Questo, gli aggiustamenti sono sempre possibili, ma disfare è una grande responsabilità proprio nei confronti delle generazioni giovani e future.
Allora, grazie Elsa. Ho visto apparire moltissime domande in chat che magari vi invito anche a leggere e così poi nel giro successivo in un qualche modo cerchiamo di rispondere, perché ce ne sono davvero, davvero moltissime. Andrea, ti riporto a... Non penso tu voglia entrare ora nella questione che ha affrontato in maniera ampia ed esaustiva anche Elsa riguardo alle pensioni. Però appunto il tema che viene fuori costantemente anche nelle domande, è passato il tema cioè, c'è il tema della credibilità che poi comunque si riporta al tema della sostenibilità e in un qualche modo a pensare a la situazione è gestibile, sostenibile anche proiettando un debito pubblico che va oltre il 150% del PIL. Ti chiedo appunto un intervento su quando, cioè quando il debito pubblico è sostenibile, se possiamo continuare a immaginarlo e vederlo sostenibile anche in ipotesi di sforamento del 150%. Poi lascio adesso a leggere un po' di domande in maniera che poi il prossimo round risponde ad alcune di queste. Grazie Andrea. Va bene, sì. Allora, sostenibilità del debito. Come appunto sottolineavo poc'anzi, non è una questione di livelli, perché se no il Giappone sarebbe insostenibile da tempo. E come ho detto, l'Argentina ha appena avuto un default, cioè un fallimento, non ha pagato una tranche di debito, e aveva uno stock di debito solo dell'89%, quindi molto inferiore, magari l'avessimo noi italiani in questo momento. Il punto è che la sostenibilità del debito dipende essenzialmente dalla dinamica. È chiaro che i livelli contano, non è che voglio dire che non contano. Per esempio, il meccanismo europeo di stabilità distingue due livelli di stock di debito. Diciamo che principalmente quello che desta allarme è quello superiore al 120%, quindi noi già ci siamo abbondantemente. Però il punto qui non è tanto se hai superato il livello, è purtroppo qual è la proiezione. Cioè se appunto il debito mostra un'evoluzione di tipo che è chiaramente poi alla fine esponenziale, cioè vi ricordate le curve pandemiche, no? Le curve che abbiamo imparato a osservare ogni giorno dell'esplosione dell'epidemia. Ecco, quel tipo di evoluzione è tipica di molti fenomeni, sia naturali che anche economici, e in particolare un tipo di un andamento crescente che non ha che appunto considerato quelle che sono le condizioni attuali, chiaramente poi domani potremmo scoprire un giacimento di petrolio sotto la Sicilia e diventiamo come la Norvegia, no? La Norvegia non ha debito perché il debito netto è praticamente negativo, però questo è improbabile in questo momento. Ecco, tenuto conto di quelle che sono le condizioni anche di possibile risparmio, perché noi non possiamo permetterci, come si dice, avanzi primari molto alti. Cos'è l'avanzo primario? La differenza fra quanto tassa lo Stato meno le spese che vengono ogni anno pagate per i servizi e tutto il resto, come diceva la professoressa Fornero. Quindi il problema principale è cercare di ridurre o di riportare in una dinamica decrescente, anche non subito, magari nei prossimi anni. E questo l'unico modo con cui questo si può ottenere, questo obiettivo, è o tramite la crescita, o tramite purtroppo la riduzione delle spese. Riduzione delle spese che chiaramente, lo dico anche perché non bisogna nascondersi dietro un dito, è chiaro che ridurre le spese, alcune spese, porterebbe a un impatto negativo alla nostra crescita. Quindi è importante cercare di utilizzare soprattutto queste nuove risorse che arrivano, e noi abbiamo fatto delle simulazioni col modello che abbiamo, chiaramente questo lo devo dire,
quello che dirò adesso sono soltanto opinioni personali, no? Non sono opinioni del meccanismo europeo di stabilità. Noi abbiamo il modello che abbiamo sviluppato e quindi lo utilizziamo a prescindere con il mio coautore, il professor Zenius. E noi adesso abbiamo appena finito di scrivere un blog che sarà pubblicato sulla Bruegel Foundation, il blog della Bruegel Foundation, dove chiaramente mettiamo in evidenza che l'unica possibilità per l'Italia nei prossimi anni di uscire da questa evoluzione esponenziale, esplosiva del debito pubblico è grazie all'Europa, dove per me Europa significa o l'intervento della Banca Centrale Europea o questo recovery fund, no, che dovrebbe aiutarci se speso bene, o tramite, ormai beh, chiaramente questi non li abbiamo mai presi in considerazione, però avevamo fatto una piccola simulazione dei corona bonds, cioè la possibilità che appunto l'Europa emettesse titoli a un tasso, quindi a uno spread che per tutti è più basso rispetto a quello che paga oggi l'Italia. Cioè noi abbiamo fatto delle piccole simulazioni e abbiamo visto che con uno spread al 1%, cioè 100 basis point, adesso siamo a 174, quindi insomma, uno spread sui 100 basis point, l'Italia riuscirebbe anche con questa crescita bassa, anche con questo avanzo primario che è circa l'1%, riuscirebbe sicuramente ad avviarsi verso una riduzione, quindi una dinamica discendente. Se posso fare un esempio, perché il debito, quando noi accendiamo un mutuo, e quindi comunemente un mutuo da 100.000 euro e abbiamo un reddito da 50.000 euro, quindi un rapporto, se volete, debito su PIL, dove il PIL è il nostro reddito, del 200%, ecco, perché noi siamo ritenuti sostenibili? Perché l'ammortamento, cioè il pagamento di questo debito, è costruito, cioè per costruzione è decrescente. No, poi dobbiamo pagare le rate, giustamente, però il sentiero di riduzione è costruito in modo che sia decrescente. Quindi questo ci rende sostenibili, anche se abbiamo dei debiti il debito PIL della nostra famiglia è anche magari più alto di quello dell'Italia. Quindi, insomma, questo è importante. Io volevo dire qualcosa sulle domande. La credibilità, sì, la credibilità conta molto. Sempre sul blog della Bruegel Foundation, chi vuole, è scritto in inglese, abbiamo scritto qualcosa sul political risk, cioè come il rischio politico che può essere quantificato, ci sono degli indicatori che lo quantificano, come il political risk influenza in particolare il debito pubblico italiano. Abbiamo fatto anche lì una simulazione prendendo spunto, se vi ricordate, la formazione del governo, del primo governo Conte, come questo ha influenzato lo spostamento del debito pubblico italiano da una zona, diciamo, come dire, rossa, a una zona ancora più rossa, cioè una zona ancora più pericolosa. C'è una heat map, cioè come si dice, una mappa che colora quella che è la situazione dei debiti pubblici, la possibilità del debito pubblico italiano, la sua possibile evoluzione. Quindi il debito pubblico sicuramente la credibilità, scusate, è sicuramente importantissima. Per quanto riguarda il MES, io non posso che dire sì, sicuramente sono c'è un tasso praticamente nullo, dopodiché si trovino due o tre bravi avvocati e si leggano le condizioni del contratto, cioè voglio dire, questo è il minimo. Stiamo parlando di un risparmio di 5 miliardi in 10 anni, come vi ho detto, tutta l'università italiana costa 7 miliardi l'anno, e voglio dire, 5 miliardi in 10 anni potremmo anche farci un'altra università parallela se li risparmiassimo. Grazie Andrea. Non vedo Elsa ulteriormente collegata. Sì, ci sono. Ah, ci sei, bravissima Elsa, perdonami, vai tu. Era andata via la connessione. Esatto. In questi giorni non è buonissima la connessione e questa è una delle cose sulle quali bisognerebbe investire nel nostro paese, migliorare le reti.
Io ho guardato un po' le domande, provo a così riassumerle per tipologia di domande. Grazie. Sì. Uno, la questione della credibilità. Io ritengo che oggi la classe politica credibile sia quella che guarda un po' a lungo termine e si stacca da considerazioni che guardano essenzialmente alle prossime elezioni, magari sperando che le prossime elezioni siano tra pochi mesi, anziché magari tra un anno o due, o alla scadenza naturale della legislatura. Purtroppo questo è una caratteristica non solo dell'Italia, ma di molti sistemi democratici, perché la partecipazione democratica dei cittadini oggi si fa sentire attraverso richieste che i politici tendono a soddisfare creando una serie di illusioni. Anziché provare, io di mestiere ho fatto sempre, al di là della mia parentesi breve da ministro, ho fatto sempre il docente, il ricercatore, e penso che bisogna non inseguire gli studenti, ma bisogna cercare di spiegare loro i concetti, confrontarsi con loro sulla complessità dei problemi, non fare finta di avere la soluzione per ogni tipo di problema e soprattutto non ricorrere all'espediente molto meschino e anzi vigliacco di cercare sempre un capro espiatorio. E noi abbiamo in questi anni, parliamoci chiaro, in questi anni in cui abbiamo alimentato anche il populismo, non nel senso di essere vicini al popolo, ma nel senso di illudere il popolo, l'abbiamo alimentato creando anche dei capri espiatori. E per esempio abbiamo una divulgazione che attribuisce all'Europa tutte le colpe dei nostri mali e quindi contrappone un'Italia virtuosa, e l'Italia ha molte virtù, gli italiani hanno molte virtù, ha invece un'Europa fatta di chi vuole sempre darci lezioni. Ora, questo è una rappresentazione, oltre che del tutto inappropriata e inadeguata, falsa in molte parti. Oggi, in ogni caso, l'Europa, rispetto alla pandemia, si è dimostrata essenziale per una risposta, sia diciamo magari in maniera tardiva sulla parte più medica, ma anche lì non c'erano strumenti e dobbiamo ricordarci che ogni qualvolta noi gridiamo all'assenza dell'Europa, quando poi si tratta di attribuire qualche potere, magari di imposizione fiscale all'Europa, siamo restii perché diciamo questi sono affari nostri. E lo stesso atteggiamento c'è anche un po' rispetto ai prestiti che ci vengono concessi. Bene ha fatto la Banca Centrale, perché qui il problema grande era l'assenza di liquidità. La Banca Centrale l'ha fornita prendendo in maniera massiccia, assorbendo in maniera massiccia i titoli emessi dallo Stato italiano. Però questo non può proseguire all'infinito. Allora, quando parlo di una visione politica che guarda al di là delle prossime elezioni, parlo di una visione che è essenzialmente centrata sugli interessi. Anzi, io devo dire che penso questo. Penso che la pandemia ha molto colpito le generazioni anziane sotto il profilo medico-sanitario. Il prezzo pagato dalle generazioni anziane è stato altissimo, ma sulle conseguenze economiche chi rischia di pagare di più sono i giovani, e sono i giovani proprio ai quali togliamo prospettive. E devo dire che il modo in cui il governo ha cercato o non cercato di risolvere i problemi della scuola in questo periodo di pandemia e di post-pandemia, secondo me è emblematico di una classe politica che pensa molto ancora al breve termine. Mentre invece la scuola riguarda i giovani sono il nostro futuro, e quindi una classe politica che mettesse l'istruzione
in tutte le sue forme, inclusa la formazione professionale, incluso l'apprendistato, incluso tutto quello che si chiama il lifelong learning, quindi l'accompagnamento verso nuove competenze quando purtroppo si è perso un lavoro, magari perché la tecnologia l'ha fatto considerare superato. Beh, un governo che mettesse questo al di sopra di altre considerazioni come prioritario nell'agenda, beh, sarebbe un governo che dimostra di guardare a lungo termine, e allora vi assicuro che guadagnerebbe molta credibilità anche sui mercati finanziari. Mentre un governo che pensa di più in termini di sussidi o di trasferimenti è un governo più affannato sul breve termine, quindi la credibilità c'è poco. Ci sono domande che riguardano, in effetti questa è la mia visione un po' dell'Europa, e credo che oggi noi dobbiamo ringraziare che l'Europa non abbia un governo sovranista, una commissione sovranista, e io sono molto convinta di questo, e B, che la Commissione europea abbia a capo una donna che secondo me ha, oltre a essere una grande politica, io ci ho lavorato perché Ursula von der Leyen era ministra del lavoro quando io ero ministra del lavoro in Italia e abbiamo lavorato molto insieme, perché lei mi diceva: ma la Germania non vuole solo le politiche di austerità ma anche le politiche favorevoli al lavoro, e abbiamo avviato dei programmi di dual apprenticeship che oggi sono un po' a rilento, ma su cui avevamo lavorato anche con finanziamenti da parte della Germania. Bene, lei mostra, a mio avviso, di avere una visione del futuro, un'agenda tutta impostata su verde e generazioni giovani, l'innovazione di debito emesso dall'Europa per la prima volta in forma comunitaria, dall'Europa unita. Beh, queste sono secondo me indizi molto rilevanti di una capacità di visione di medio-lungo termine, di impostazione di una politica di medio-lungo termine molto importante. Col che rispondo anche a una domanda, l'unica che c'era, sulle donne, che ovviamente è un tema al quale io sono molto sensibile. Io mi sono anche spesa da ministro, ma anche prima nella mia vita professionale, per valorizzare anche le donne in modo paritetico, basandoci sulla competenza nell'ambito dell'università e della ricerca, ma è chiaro che noi dobbiamo valorizzare l'autonomia economica delle donne, anche in famiglia. Non vuol dire distruggere la famiglia se uno pensa di dare valore all'indipendenza economica delle donne e non le considera sempre, come dire, un esercito di riserva: se servono le prendiamo, o se non servono però le lasciamo a casa. Questa è una mentalità ancora troppo presente nel nostro paese. Infine, due o tre domande che riguardavano la questione delle pensioni, e in particolare il passaggio dalle prestazioni a beneficio definito alle prestazioni a contribuzione definito. Anzi, voi mi scuserete, ma siccome ci sono molti giovani, presumo, in questa nostra lezione, vorrei dire loro una cosa, che per esempio si parla di nuovo molto di vitalizi in questi giorni, e c'è stata una commissione che ha detto che l'abolizione dei vitalizi non sarebbe, insomma, legittima. Ora io voglio dire una cosa, che i vitalizi non esistono più da quando il nostro governo, e in particolare, lasciatemelo dire perché io ho sempre solo le critiche, per iniziativa di questo ex ministro, i vitalizi sono stati aboliti a partire dal 1 gennaio 2012. Ma noi l'abbiamo fatto dicendo dal 1 gennaio 2012, come per tutti gli italiani, le pensioni dei parlamentari sono calcolate secondo il metodo contributivo. Quello che non abbiamo fatto, e che invece i grillini hanno voluto fare, mettendosi un po' anche nei pasticci dal punto di vista
se vogliamo, forse della costituzionalità del provvedimento, è di dire: noi prendiamo i vitalizi di chi percepisce oggi quei vitalizi e glieli cancelliamo, perché rifacciamo il calcolo di chi oggi percepisce una pensione da parlamentare secondo il metodo contributivo. Allora, noi non l'abbiamo fatto per nessuno, perché tu dici si passa al contributivo per tutti a partire da una certa data. Il passato, la storia passata, non la si può riscrivere. Oggi c'è molto affanno su tutte le storie dei... una vicenda molto complessa sulla quale non mi voglio esprimere, su tutte le questioni anche dei monumenti, ma non è abbattendo i monumenti che si riscrive la storia. Nella storia, agli occhi nostri, ci sono tantissime ingiustizie. Pensiamo a quelle, Monica, contro le donne. Pensiamo a tutte le ingiustizie che le donne... Noi dovremmo abbattere tutti i monumenti agli uomini, se questo fosse il criterio, ma noi non lo facciamo. No. Comunque, la storia riscrivere non si può. Si può correggere il futuro e forse si può anche fare qualcosa, che per esempio il nostro governo fece, che poi fu anche ripreso da altri governi, del contributo di solidarietà per chi ha un divario particolarmente elevato tra prestazioni ricevute in virtù di formule generose e contributi versati. Questo si può fare e secondo me corrisponde a un criterio forte di giustizia distributiva. Quello che non si può fare è dire adesso ti ricalcolo tutto secondo una formula che io applico da oggi, perché qui la cosa è un po' forte. Ecco, noi abbiamo fatto questo, si va col contributivo per tutti, ammettendo delle eccezioni. Le eccezioni sono quelle per le persone meno fortunate, per le persone che hanno carriere lavorative discontinue, per le quali è non solo ammesso, ma doveroso che lo Stato intervenga con una integrazione. Quello che invece è discutibile, anzi profondamente ingiusto, è che lo Stato dia qualcosa di più a chi è più ricco, perché questo non corrisponde ai canoni della nostra Costituzione di una equità distributiva. Quindi la complessità dei problemi è sempre molta. Essere su una traiettoria di sostenibilità finanziaria, ma anche di economia reale, è, come dire, un percorso sempre di prova, di monitoraggio di quello che si sta facendo, di correzione degli errori. Non c'è nessuno che abbia la chiave per dire ecco, questa è la traiettoria giusta con questi parametri, però certo si devono evitare quelle sbagliate. Grazie Elsa, cioè ascoltarti è sempre un gran piacere. Lascio ad Andrea se ha qualche commento, qualche... Sì. E poi appunto ci avviamo anche ad una chiusura. Volevo soltanto rispondere a qualche domanda, se possibile. Riguardo il MES, ho letto diversi interventi, se dobbiamo farlo, se questo rischia che l'Europa ci costringerà a riforme che non vogliamo, eccetera. Io intanto voglio dire una cosa molto semplice: il MES, se possiamo ripagarlo questo debito, qualcuno ha scritto, il MES al massimo presterà 40 miliardi di euro. Io, come ho detto all'inizio, paghiamo ogni anno noi paghiamo 50 miliardi di euro di interessi. Il cosiddetto fabbisogno lordo di, cioè ogni anno noi dobbiamo rifinanziare il nostro debito. Ciò ammonta a circa 300 miliardi di euro, cioè noi ogni anno andiamo sul mercato e chiediamo 300 miliardi di euro in prestito. Ma cosa volete che siano 40 miliardi di euro del MES? Per inciso, abbiamo appena emesso il BTP Italia, che era 21 miliardi, ne emetteremo il prossimo BTP Futura, che sarà lo stesso ammontare. Qualcuno mi chiedeva se è conveniente, vi devo dire che
stiamo lavorando a un modello per il pricing, quindi non posso dire nulla in questo momento del BTP. Abbiamo già scritto dei lavori riguardo il pricing di titoli GDP indicizzati al PIL, però per dirvi che io non trovo alcun motivo per cui noi non dovremmo, se non è ideologico o barra superstizione, non dovremmo prendere i soldi del meccanismo europeo di stabilità. Ripeto, come sempre, il diavolo sta nei dettagli, quindi per favore trovate tre avvocati buoni che si leggano il contratto. È quello che io dico sempre ai miei studenti: leggete i contratti. Quando sottoscrivete, se lo farete, anche un semplice conto corrente, leggetevi bene i dettagli, perché lì chiaramente troverete tutte le informazioni che vi servono per capire cosa fare. Riguardo l'austerity, signori, il punto è questo: noi il debito lo ripaghiamo soltanto se o cresciamo o riduciamo le spese, e capisco che questo ha un impatto che non è buono, oppure aumentiamo le tasse. Noi non abbiamo molti margini per aumentare le tasse. La differenza principale fra l'Italia e il Giappone, che anche il professore Panizza mette in evidenza, è proprio questo. Cioè noi abbiamo un 50% di tasse, cioè il 50% del PIL è in tasse più o meno, mentre il Giappone è il 30%. Quindi loro hanno più possibilità di, come dire, a un certo punto aumentare la tassazione. C'è qualcuno che ha scritto, Thomas Piketty, insomma, un grande economista, io ho letto con piacere il suo tomo sul capitale del XXI secolo, e lui scriveva qualche tempo fa su Repubblica: mettete una patrimoniale 10% sopra un milione di euro. Io non voglio aprire con la discussione se è giusto o sbagliato, insomma ci sono tanti aspetti che vanno considerati, però non sarebbe facile, a parte il fatto che non penso che ci sarà mai un governo che si potrà fare leggere con questo programma politico, e in ogni caso anche se ci fosse la possibilità, no, a meno che non fa come è nato nel 94, che non ha messo una patrimoniale di quel tipo, no? Che dalla sera alla mattina ha messo quella tassa sui conti correnti. Ecco, non è possibile pensare, ci sarebbe una fuga di capitali incredibile, quindi ecco, la patrimoniale potrebbe essere un modo per rientrare da questo debito. Si dice che, non si dice, si conta che la ricchezza degli italiani sia quattro volte il PIL. Quindi ecco, non so se a un certo punto noi continueremo in questa direzione, penso che o qualcuno lo farà per noi oppure lo dovremmo fare noi, però io spero che veramente, grazie all'Europa, perché secondo me quella è l'unica strada, cioè grazie alla Banca Centrale Europea, a un recovery fund che potete immaginare, insomma, un recovery fund potrebbe essere come una sorta di emissione di un titolo di cui rimborseremo solo gli interessi, si chiamano console bonds, insomma l'altra volta anche Savona l'ha citato nelle sue esposizioni, ma c'è Soros che da tempo lo dice, Cochrane che è un altro che si occupa di questi aspetti, quindi un titolo che a fondo perduto, diciamo noi italiani, ecco, da questo punto di vista, ecco, noi ne potremmo uscire soltanto grazie all'Europa. Da soli così non penso che riusciremo a farlo, a meno che, come ho detto, non scopriamo un giacimento di petrolio sotto la Sicilia, quindi insomma, oppure sotto il Veneto, magari qualcosa del genere, quindi risolveremo i nostri problemi. Ah, c'è un'ultima domanda molto tecnica: struttura dei tassi e derivati. Io non penso che sia rilevante, vi posso assicurare che la grande, per circa il 110% del debito, che ammonta a più di 1.900 miliardi di euro, sono titoli di Stato, poi tutto il resto sono i conti correnti delle poste e altre piccole cose, l'esposizione dei derivati è veramente minimale, voi dovete veramente avere queste dimensioni, cioè queste dimensioni sempre in mente. 2.300, 50 miliardi di interessi, 300 miliardi di euro ogni anno di titoli che vanno rifinanziati assieme agli interessi. Ho finito. Grazie. Io penso che insomma siamo giunti anche a un tempo congruo. Ci sono state fortunatamente, appunto, il tema è particolarmente come dire di interesse e lo si sente un Monica. Tema rilevante. Dimmi pure, Elsa. Guarda, mi fai fare solo certo, vai tranquilla. La risposta a una domanda
ed è l'ultima, poi ce ne sono molte. Infatti ce ne sono molte, ma non è possibile. Ma magari avremo un'altra occasione, speriamo. Grazie, Elsa. In presenza. Però c'è una persona che dice, Roberto Rizzo, non crede sia utopico pensare a un governo non focalizzato alle prossime elezioni. È vero, può essere utopico, ma questo è veramente ciò che dà il senso a iniziative come quella che voi state realizzando, e devo dire complimenti alla vostra regione. E cioè il fatto che spetta agli elettori quello di sollecitare i politici a essere meno miopi, a guardare solo alle prossime elezioni, con promesse che poi non riesco neanche a mantenere. Ebbene, c'è una cosa che io ho visto, diciamo, nella mia esperienza e che ho anche, su cui ho anche lavorato dal punto di vista scientifico, ed è che l'educazione economico-finanziaria di base aiuta. Aiuta i cittadini a comprendere la complessità e aiuta i cittadini a chiedere ai politici di non dire, diciamo, di non vendere illusioni nella maniera plateale in cui molti politici fanno. Quindi il miglioramento della classe politica dipende anche da noi. E voi state facendo la cosa giusta. Non basterà, ci vorrà del tempo, però è molto bello che ci sia. Grazie Elsa, sono piccole gocce, ma un pochino alla volta, chissà che facciano l'effetto dovuto e sperato, per cui da questo punto di vista grazie davvero. Allora io ringrazio tutti, la settimana prossima, martedì alle 4:30, e l'orario risulta regolare, abbiamo un'altra conversazione sempre sui temi dell'educazione economica finanziaria, parleremo appunto dell'educazione in tempi di decreti con una serie di, un intervento di un paio di esperti e ci sarà probabilmente anche la presenza dell'assessore Donazzanna che appunto ha molto sostenuto questa campagna su cui si sta lavorando. Io ringrazio nuovamente gli ospiti, ringrazio tutti e vi do appuntamento appunto la prossima settimana. Grazie Elsa anche della tua disponibilità a riesserci, quindi, e speriamo in presenza. Grazie Andrea. Grazie a tutti nuovamente. In presenza, ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. A presto.